Bentornati al canale Elettrica PDC, come sempre un saluto a tutti. Nel video precedente abbiamo visto come installare, collegare una presa bipasso e una presa universale Schuco più bipasso. Oggi, in riferimento a questa installazione, vediamo come installare una presa USB a parete, sempre della serie BTC Nomatix. Io la vado a installare qua di fianco alla mia presa bipasso, ma l'installazione non cambierebbe se dovessi installarla nella mia presa universale Schuco più bipasso. Essendo già un impianto alimentato, come prima cosa da fare è staccare la nostra linea prese e per sicurezza maggiore possiamo valutare anche di staccare la nostra linea generale. Così siamo sicuri che non abbiamo nessuna alimentazione in tutta la casa. Iniziamo a togliere il supporto della nostra 503 dove è installata la nostra presa bipasso. Ora posso posizionare la mia presa USB e spostare la mia presa bipasso sul lato. Come sempre ricordiamoci che i frutti della serie Matix si infilano dalla parte esterna del nostro supporto 503. Ho quindi posizionato la mia presa USB su un lato, ho spostato la mia presa bipasso e messo il copriforo al centro. Posso quindi collegare la mia presa USB. Facciamo prima una piccola illustrazione sulla nostra presa USB. Abbiamo qua la lettera N che sta per neutro, quindi identifica che in questo mossetto va collegato il nostro filo blu neutro. Qua di fianco abbiamo la lettera L che sta per linea, quindi qua in questo mossetto va collegato il nostro filo nero che è la fase. Qui ci riporta 6 mm, quindi identifica quanto rame dobbiamo spellare sul nostro filo da lasciare all'interno del nostro mossetto. Qua ci riporta altri dati, quindi questa presa USB va alimentata con una tensione di 240 V in alternata e abbiamo l'uscita 5 V in continua a 2,4 A. Iniziamo con il nostro filo blu neutro. In questa presa bipasso abbiamo qua il nostro morsetto disponibile libero, quindi io vado a collegare il nostro filo blu di sezione 1,5 mm quadri fino al nostro morsetto identificato dalla lettera N nella nostra presa USB. Sulla nostra presa USB vi consiglio di usare dei puntalini sul nostro filo in modo da concentrare meglio il nostro rame all'interno del nostro morsetto. Quindi ricordiamoci circa 6 mm la parte della plastica rossa va a sbattere sulla nostra parete e la fine del rame deve coincidere con la linea riportata di 6 mm. Quindi vado a allentare il mio morsetto sul filo neutro e qua su questo foro disponibile del mio morsetto vado a collegare il mio filo blu per l'alimentazione della mia presa USB. Ricordiamoci come sempre cerchiamo di non lasciare il rame all'esterno in modo da evitare che quando andiamo a mettere le nostre dita non rischiamo di prendere la corrente. Possiamo ora collegare il nostro filo nero che è la fase. Allentiamo la nostra vite sul morsetto della nostra fase della presa bipasso e in questo foro libero possiamo collegare la nostra fase per l'alimentazione della nostra presa USB. Facciamo come sempre delle prove, tiriamo verso l'esterno il nostro filo in modo da essere sicuri che sia ben stretto. Come possiamo vedere in questa presa USB non ci riporta il collegamento del nostro filo di terra, quindi abbiamo terminato così la nostra installazione. Possiamo chiudere ora il nostro supporto 503. Abbiamo terminato quindi con l'installazione della nostra presa USB a parete.
Prima di procedere con il test di funzionamento, vediamo una slide in modo da avere un riepilogo di quello che ho appena fatto e avere anche una parte grafica del collegamento da effettuare in questa installazione. In questa slide vediamo meglio in maniera molto grafica il collegamento che ho effettuato per l'alimentazione della mia presa USB. Io non ho fatto altro che collegare la mia presa USB in parallelo con la mia presa bipasso già esistente. Dal mio neutro della presa bipasso sul foro disponibile di quel morsetto ho portato un filo di sezione 1,5 mm quadri di colore blu e sono andato direttamente sul morsetto N della mia presa USB. Dal foro disponibile del mio morsetto della fase della presa bipasso ho passato un filo di sezione 1,5 mm quadri di colore nero che parte direttamente dalla fase della presa bipasso al morsetto L della mia presa USB. Siamo pronti al test di funzionamento della nostra presa USB. Come sempre usiamo la mia lampada personalizzata elettrica PLC per effettuare i test. Come prima cosa possiamo quindi ridare corrente al nostro impianto dal magnetotermico generale e dal nostro magnetotermico prese. Iniziamo con l'uscita nella parte alta. La nostra lampada funziona, possiamo testare anche la nostra seconda uscita sulla nostra presa USB. Abbiamo testato anche la nostra seconda uscita, quindi la nostra presa USB funziona perfettamente. Per oggi è tutto, questo video tutorial termina così, come sempre un bel mi piace se questo video è stato di vostro interesse, iscrivetevi al canale in modo da essere sempre aggiornati all'uscita dei prossimi video, un saluto, a presto da Elettrica PLC.